voi custodi del gioco, che lo sappiamo, che siete come il prezzemolo e state messi un po' dappertutto. Gli altri che non mi conoscevano o non conoscevano il campus. Perché siete qui? Ok, Linda dice la curiosità. Qualcuno è così coraggioso da aprire il microfono e dire una parola? Sentite, Sì? io sono qui perché il gioco rappresenta un valore fondamentale nella mia vita e amo giocare e faccio anche giocare, mi piace giocare e mi piace conoscere sempre nuovi approcci e nuovi angoli per portare sempre più gioco. Grazie Salvatore, grazie mille. Grazie Quindi sei una persona che già gioca tanto. Allora, come Salvatore, chi è che già gioca tanto nella vita? Cioè, che il gioco ce l'ha dentro e magari lo porta anche agli altri. Alzate le mani, fate così, fatemi vedere. A mappa, tutti già giocatori, fammi andare alla seconda pagina. E a te. Riesce a vincere poi ci facile. sono tutti quelli senza video, quindi non lo sapremo mai. Invece vorrei sapere se c'è qualche coraggioso che vuole dire no, io non gioco abbastanza, mi piacerebbe portare un pochino più gioco nella mia vita. Magari giocavo quando ero piccola, anche fino a qualche anno fa. Vediamo, vediamo, alzate la mano chi vorrebbe portare più gioco. Ok, c'è qualcuno, ci piace. Questa è proprio una serata sia per tutte le persone, per quelle che già giocano tanto e vorrebbero apprendere qualche strumento in più per portarlo magari con più cognizione di causa. A parte i custodi, lo dico sempre, e anche per quelle persone che invece il gioco, non che se lo sono dimenticate, ma ce l'hanno lì sul comodino, però vorrebbero portarlo un pochino di più nella propria vita e magari cominciare a giocare anche con i propri amici, trovare un gruppo di amici con cui giocare, perché questo fa tanto la differenza e poi ne parleremo meglio. Avere un gruppo di pari giocosi con cui giocare secondo la propria personalità di gioco. Sta cosa che ci escludi, boh, questa è Francesca, tu sei rinominata. No, io vi dico che voi, i codici del gioco, dovete sapere, sono qui tra di voi in incognito, tantissimi custodi del gioco, che sono delle persone che il gioco proprio ce l'hanno stampato nel cuore. Ne vedo tanti qui, adesso non li nomino tutti perché magari qualcuno è nella seconda pagina. In fondo siamo tutti custodi del gioco, loro hanno soltanto deciso di fare un percorso e di fare parte di una community, però... quello che vorremmo fare con questa sera è dirvi e dirci che siamo tutti custodi del gioco. Mi taccio e direi che ho parlato. Io rivivo cioè, in questo momento le emozioni che vissi, si dice vissi, nel 2021. Pensare che sono già passati 3 anni mi sembra quasi impossibile, perché maggio 2021 partecipai al webinar di presentazione del corso di Lucia al Campus del Cambiamento. Fu il mio primo approccio al campus. In quel periodo stavo preparando un esame all'università perché avevo rispolverato questo desiderio nel cassetto della laurea e avevo deciso di sfidarmi per la tesi su un argomento completamente lontano un po' da me. E scelsi il tema del gioco. Per caso, in quei giorni di questo pensiero, vidi la pubblicità di questo corso, mi iscrissi. E da allora sono cambiate veramente tante cose, perché a parte aver fatto la tesi e essermi poi laureata, di quella serata c'era Flo che come stasera appariva nel suo quadratino, anzi rettangolino, c'era Lucia, c'era Paolo, c'era Davide e mi si è aperta questa porta. Veramente quella serata è stata come una chiave che poi ho riscoperto dopo nel percorso con i custodi. Un po' come quando c'è Alice nel Paese delle Meraviglie che cerca disperata questa chiave per aprire questa porta e poi trova la chiave e apre la porta. E quindi ho veramente Ma si vede. capito. Razionalmente l'importanza di riprendere questo aspetto della vita e poi il desiderio di approfondirlo e di sperimentarlo in tante cose, cioè la cosa che mi lasciò
in quel momento, un po' la serata, ma anche poi il corso è di avere questo spirito gioioso e giocoso nelle cose della vita. E quindi se fino a quel momento avevo capito per tutta una serie di cose successe che la vita non è sempre un gioco, ho poi capito che il gioco aiuta sempre la vita. E questa cosa è bellissima e quindi sono felice di aver iniziato questo percorso, di portarlo avanti. Vorrei avere più occasioni per giocare perché non è così facile farlo e quindi spero che stasera si avvii un nuovo percorso tutti insieme per capire come riuscire ad arrivare a più persone possibili per aiutarle ad essere lievi, ma non in senso futile, a essere lievi per poter passare un po' sopra le cose, per poterle risolvere senza esserne schiacciati. E quindi so che questo strumento aiuta e quindi chiunque stasera vorrà iniziare questo percorso avrà questa possibilità. E quindi sto zitta perché abbiamo la tecnologia stasera ha scherzato un po' con noi, ci ha messo un po' alla prova e quindi passo la parola a Lucia, che io sono onoratissima che stasera è con noi di nuovo. Perché è veramente una bella ripartenza per tutti. Molti di noi la conoscono già e per chi non la conosce, mi piace presentarla come The Coach perché trovo che questa definizione sia bellissima. E fondatrice di Play Factory e del core team, fondatrice del Manifesto del Gioco, a cui tanti di noi siamo affezionati perché ci ha portato poi ad intraprendere il percorso dei custodi e delle custodi. Quindi, Lucia, siamo tutti qui in ascolto da te. Mille, grazie della presentazione. Per me è un onore, è un grande piacere ritrovare tante persone che c'erano la prima volta, qualcuno l'ha già scritto che c'era. Claudia, la partecipante, è diventata parte integrante del campus, quindi quante cose sono successe in questi 3 anni. Il campus stesso ha avuto tante rivoluzioni, sono strafelice che siamo di nuovo qua. E vorrei cominciare chiedendovi una cosa, per me la cosa più importante è entrare in contatto con voi. È un po' difficile farlo attraverso uno schermo, sapete meglio di me che quando si è dal vivo e si è in carne ed ossa è tutta un'altra cosa, però questo ci permette di essere insieme da tante parti del mondo diverse, anche una persona dall'Inghilterra. Ecco, una cosa che mi piacerebbe è scrivete velocemente in chat da dove venite. Lucia, per esempio, è in Inghilterra, la mia carissima amica dei tempi dell'università, che adesso è qui, è una missione grandissima per me. Questa gente è da tutta Italia e forse anche altre persone fu da fuori dall'Italia. Quindi vediamo da dove venite velocemente. Sì, siamo Venezia, Udine, Codigarda, Firenze, Modena. Ah, due da Firenze, Calabria, Torino, Verona. Macerata, chi c'è da Macerata? Oh. Io chi è da Macerata, raga? Giada, che bello, Giada. Roma, Zurigo, Como, da Sheffield, Lucia, Padova, Sicilia, Milano. Bene, siamo veramente da tutta Italia, dal nord a sud e anche oltre. E da tutte le parti d'Italia sapete bene, insomma, com'era il tempo oggi? Fatemi col dito, così era bello, così era una schifezza. Com'era il tempo da voi oggi? Fatemi vedere con le dita. Ecco, il tempo esterno, tutti abbastanza carino, dai, non c'è male. Il tempo esteriore è riconoscibile da tutti, quindi se siete nella stessa città con due persone, ci sono due persone di Firenze, entrambe avranno detto era bello. Io quello che vorrei chiedervi adesso è fatevi una fotografia interiore e chiedervi qual è il vostro meteo interiore. Quindi è piovoso, è soleggiato, c'è vento? Com'è? Raccontatemi e fatevi una foto interna e scrivete in chat qual era. Nebbia, turbolento, cacca, pioggia e vento, nebbioso, soleggiato con una leggerissima brezza, bora interna. Devo dire parecchi metei ventosi. Interessante, ventoso, maestrale, Rosanna. Ciao Rosanna! Vento, naufragio,
Ragazzi, stiamo messi malissimo, ecco perché state qui. Devo dire che anch'io il mio meteo interno oggi non è il massimo, perché mi sono presa un bel colpo della strega stamattina, sono stata all'osteopata e quindi il mio meteo al momento sta migliorando perché sono qui con voi. È stato un po' grigiotto, devo dire. Nubi con sprazzi di sole, sole e vento, sole con fuochi d'artificio costanti. Franci, sei tu! Il mio in questo momento tende verso la primavera come il tempo meteorologico, quasi temporale. Ok, e questo serviva più a voi, a me un attimo per fare un check dei vostri metei, mi sono fatta un'immagine. Serviva a voi perché poi alla fine vedremo se questo meteo è cambiato e noi non abbiamo la volontà o il potere di cambiare i metei interni delle persone, ma è il gioco che forse riuscirà a fare qualcosa, non per forza è meglio, perché a volte muove anche delle acque profonde. Però ecco, grazie per avermi detto il vostro meteo interno. Adesso io vorrei cominciare con dei ringraziamenti. Innanzitutto, l'ho già detto al campus, i custodi vi ho portato un po' in giro, ma perché vi voglio bene, non vi ho portato in giro. Per me è veramente un onore averli qui e quindi vorrei fare un applauso ai custodi del gioco e al manifesto del gioco. Grazie per esserci, per essere un supporto costante, siete veramente degli amici e sono molto felice che ci siate. Per me già solo vedere qualche faccia amica cambia tutta la situation, quindi grazie. E vorrei dire anche che oggi è la giornata mondiale della felicità, il 20 marzo, e quindi mi sembra una bellissima coincidenza. E quindi, mo, che bello! Grazie a Flo, che in questo ultimo mese in cui abbiamo messo su, insomma, il corso è stata sempre in presenza costante, tutte le domande che ho fatto, il ritorno della voce, non c'è più. Grazie per avermi sopportato tutto questo tempo, Flo, con le mie mille domande fisime, cose, soprattutto in queste ultime ore e ultimi giorni in particolar modo. Quando vuoi, Luci, è sempre Ti un onore. vengo a romperti le scatole. Bene, direi che cominciamo ufficialmente. Siamo anche in diretta su Facebook, volevamo dirlo, e vedo le vostre belle facce. Comincerei velocemente con qualche accenno di biologia del gioco. Mi dite, mi scrivete, la chat la useremo perché siamo tanti e avrei voglia di comunque parlare con voi. Scrivetemi in chat la prima parola che vi viene in mente quando dico gioco, un brainstorming veloce, vai. Dico gioco, dico cos'altro? Bellezza, palla, divertimento, compagnia, ridere, gioia, creatività, riso, luce, movimento, dado, palla, tavolo, felicità, divertimento, divertimento, proprio la N. Libertà, leggerezza, allegria, spensieratezza, vita, sorriso, figlia. E basta. Allora, notate qualcosa? Movimento, mare. Mre, sarà mare? Bambina, paradiso. Per me questo è un esercizio, lo faccio sempre, a qualsiasi cosa stia facendo, sia che sia un team building, che sia una formazione esperienziale, che sia giocare con i bambini, faccio sempre questa domanda. E è molto interessante quello che emerge. Perché di solito emergono sempre questo tipo di parole, cioè le aree semantiche coperte sono sempre quelle della bellezza, della leggerezza, della compagnia, dell'amore. In realtà, provate un attimo a scavare un po' di più, il gioco è anche tanto altro. Cosa c'è anche nel gioco? Regole, e appena dico così, la prima persona dice sempre regole, bravissimi, strategia, imbarazzo, crescita. Imparare, limiti, bravissimi, perdere, apprendimento, cura, competitività, arrabbiatura, lealtà, relazione, barare, oh, eccolo, barare, competizione piacevole, serietà. Nel gioco, e potremmo andare avanti per ore, vi rendete conto di questo? Non c'è fine a tutte le parole che noi possiamo connettere al gioco, ma perché? Perché il gioco è la vita nella vita. Come dice Zynga, il cerchio magico, no? Che possiamo abitare, immaginare, aprire, esplorare, poi chiudere dietro di noi e tornare nella vita quella vera, invece. Ma dentro questo cerchio magico può succedere di tutto. Può essere assimilabile alla vita stessa, ma qual è la grande differenza con la vita? La differenza è che non ci sono ricadute come nella vita reale. Se faccio un errore nel gioco, non perdo il posto di lavoro. Non succedono le stesse cose che succedono nella vita reale. Quindi è un piano dove c'è una sicurezza completamente diversa. Posso provare a fare tutte, cioè posso fare tutte le prove che voglio. Giocare è un istinto biologico innato. Questa è una frase che io ripeto sempre, ne ho quasi la nausea, ma è talmente importante che non posso non dirlo. Ci sono degli studi molto interessanti, la maggior parte di questi studi sono riferiti agli animali, perché grazie a Dio, mi verrebbe da dire,
non sono stati fatti studi sugli esseri umani, perché la maggior parte di questi studi, per cercare di capire quali fossero i benefici del gioco, sono stati fatti in deprivazione da gioco, soprattutto su scimmie, ratti e gatti. Ma dove si mette allora tu questa roba? No. Lo stava dicendo a me, ok. Quindi quello che si è notato, adesso vi cito per esempio questo studio tremendo, lo ammetto, che è stato fatto sui gatti, è stato preso un campione di gatti appena nati, una parte di questi gatti è stata deprivata dal gioco, quindi è stata allontanata dal gruppo, non era possibile per loro giocare, vivevano un parziale isolamento, mentre il restante gruppo di gatti giocava. Cosa è successo? Che i gattini che non avevano giocato, che quindi vivevano la deprivazione dal gioco importante, ritornati, rimessi nel gruppo di pari, avevano principalmente due tipi di atteggiamento, di comportamento. O si isolavano, erano impauriti da tutto, o erano estremamente aggressivi. Non riuscivano a leggere i segnali sociali dei propri pari. Non riuscivano a codificarli. Quello che fa il gioco è proprio questo. Ci permette di allenare delle competenze, soprattutto nei primi 10 anni di vita, dice Stuart Brown, che è questo neuropsichiatra che ha scritto un libro importantissimo che si chiama Gioca. Il gioco ci permette di diventare adattabili, cioè ci insegna a stare nella vita, nel mondo, a sviluppare delle competenze fisiche, sociali, emotive. E infatti vediamo che purtroppo negli ultimi decenni c'è un depauperamento importante del gioco nei bambini. E a livello fisico ci sono sempre più problemi, per esempio, di integrazione dello schema corporeo destra-sinistra, alto-basso, incrocio, che creano quantità di problemi, per esempio, a ADHD, questo ce lo dice le neuroscienze, non ce lo dicono gli studi sul gioco. Ma i giochi, quello che fanno è fare questo, ci insegnano a muovere il corpo. Pensate alla campana, pensate a tutti i giochi ritmici e di pronta reazione e di movimento. Quando non si gioca abbastanza, ci sono poi dei deficit importanti che hanno delle ricadute sulla vita adulta importantissime. C'è questo studio che vi invito a vedere, tra l'altro nel corso che presenteremo dopo è nella bibliografia, che è lo studio sulla play deprivation. Quindi quando c'è poco gioco, soprattutto nei primi 10 anni di vita, quello che accade è che c'è un maggiore rischio di dipendenze, di depressione, maggiore aggressività, minore adattabilità alle situazioni sociali. Quello che succede, se non gioco, i gattini, pensate ai gattini di cui vi parlavo prima, non riesco a leggere i segnali sociali, cioè non riesco a capire se io posso o meno fidarmi di te, non riesco a capire se i gesti, i segnali che mi stai mandando sono segnali di un amico o di una persona di cui non mi posso fidare. Il gatto che non ha giocato abbastanza legge tutti i segnali come di nemici, perché non ha interagito abbastanza per riuscire a decodificarli. Questa cosa di per sé, dico io, basterebbe per riformare completamente quello che si fa a scuola banalmente, no? A scuola tocca giocare di più. Non si può fare una ricreazione di 10 minuti. Vabbè, mi fermo e non voglio finire in questa direzione, però è tanto importante da dire. Chi lavora nelle scuole dovrebbe fare una lotta importante con le istituzioni per riuscire a portare più gioco, più movimento. Altre cose da dire importanti. Vado perché siamo un po' in ritardo. Passo alle personalità di gioco. Ken Robinson ha scritto un libro molto bello che mi è piaciuto tantissimo e vi consiglio di leggere. Si chiama The Element e parla di questa storia. Comincia proprio il libro con la storia di una ragazzina che non riusciva a scuola a stare ferma. E gli insegnanti dicono alla mamma: tua figlia è disabile, no, no, non può stare più in classe, quindi per favore portala a uno psicologo, la dobbiamo mandare a una scuola per bambini speciali. Quindi questa mamma la porta dallo psicologo, lo psicologo gli è andata bene, gli è capitato uno in gamba, parla un po' con la bimba, dopodiché esce e dice alla mamma: adesso guarda cosa accade. Ma prima di uscire dalla stanza aveva acceso la musica e guardandola con la mamma, lei non poteva vederli. Vede che la bimba si mette a ballare, danza. E lui dice: tua figlia sta benissimo, è normalissima, semplicemente per pensare ha bisogno di muoversi. Tua figlia è una ballerina, quindi falla ballare. Quella bambina, ho la pelle d'oca ogni volta che la racconto questa storia, è diventata una delle prime coreografe del, come si chiama, aiutatemi, quello importante, Jellicle Cats, Fantasma dell'Opera.
la coreografa di Cats, per dire, adesso Broadway, ok? Dei più importanti musical di Broadway. Ad oggi ancora non abbiamo gli strumenti per capire quando un bambino ha una personalità di gioco, si può chiamare in tanti modi diversi questa cosa, questa è una tassonomia che adesso vi porto io, ma ce ne sono tante altre. Quello che noi facciamo a scuola, soprattutto nell'infanzia, è tarare un tipo di educazione che sia per un tipo di intelligenza. Lo dice Goleman, lo dicono in tanti, però ancora non ce la facciamo. È per questo che stiamo facendo questo corso. Perché il gioco è un modo meraviglioso per scoprire qual è quello che Ken Robinson chiama il nostro element. Qual è il tuo elemento? Qual è la tua personalità di gioco? Avete ricevuto, se vi siete iscritti al webinar, un piccolo quiz semplicissimo, non era un quiz, semplicemente vi si chiedeva di andare a guardare in dei riquadri e leggere quali erano queste personalità di gioco. Stuart Brown, appunto l'autore di questo libro che vi citavo prima, dice ci sono otto personalità di gioco. Non è una verità scolpita nella roccia, ok? Perché ci sono altri autori che creano altre tassonomie. Però io adesso vi dico queste otto personalità di gioco e vi chiedo di, mentre le dico, provare a pensare a quale, in quale riquadro voi potreste ricadere. Potrebbe essere che c'è più di una personalità che vi richiama, ok? Fatemi così. Ok. Allora, la prima personalità è la personalità del burlone, colui o colei che ama giocare, scherzare, far ridere gli altri. Mio figlio, per esempio, è personalità burlone, tantissimo. Ieri sera a cena mi fa ridere, fa una battuta, e adesso starà origliando perché ho sentito che l'ho nominato. Gli dico, mi fai proprio ridere, no? E mi fa ridere, far ridere gli altri, è la mia passione. Ecco, è burlone, potrebbe dire una frase del genere. Ok. Poi abbiamo il cinestetico, la cinestetica, che sono le persone che, come vi raccontavo nella storia di Ken Robinson, per pensare si devono muovere, quindi amano giocare nel movimento e da adulti potrebbero finire per fare degli sport, danzare, comunque fare qualcosa che coinvolga il corpo. Poi abbiamo l'esploratore o l'esploratrice, colui o coloro che amano esplorare in più sensi, potrebbe essere un'esplorazione mentale, io sono molto in questa personalità, per esempio, cioè quando finisco in un libro difficilmente riesco a finirlo in tempi brevi perché mi si aprono delle finestre, quindi prendo altri libri. Mi piace esplorare con la mente, ma anche fisicamente. Per esempio, un gioco che amano gli esploratori potrebbe essere il geocaching. Chi conosce il geocaching, alzi la mano. Fantastico. Il geocaching è una grande caccia al tesoro diffusa in tutto il mondo, app gratuita, scaricatevela, potete andare a cercare tesori ovunque, sono geolocalizzati e ci sono dei tesori fisici. Io ne ho nascosti una decina, per esempio, e quindi potete andare a cercarli. Ecco, gli esploratori potrebbero amare questo tipo di gioco. Poi abbiamo i competitori, cioè i concorrenti, quelli che amano vincere, ok? Quindi non per forza, diciamo che ognuno di queste personalità di gioco ha un archetipo di luce e un archetipo d'ombra. Tutti. Il competitor, come archetipo d'ombra, ha la persona che vuole vincere a tutti i costi e pur di fare questo calpesta gli altri. Ma io non vi ho parlato delle personalità d'ombra di quelli precedenti. Tutti ce le hanno. In realtà il concorrente ha anche il suo archetipo di luce, che è colui che vuole migliorarsi costantemente, no? E che ha bisogno di spostare sempre un po' più là il limite. Allora, se noi abbiamo a che fare con un bambino o con un adulto concorrente, dovremmo agire in un modo diverso per mandarlo nello stato di flusso. Ora io sto aprendo tante finestre di cose da dire, ragazzi, ne sarebbero miliardi, potrei parlare per ore. Però lo stato di flusso è un pezzo importante della teoria del gioco. Quindi io non parlo tanto di gioco come game, ok? Quindi come gioco conchiuso, parlo più, come direbbe Cars, di giochi infiniti. Ci sono giochi finiti e giochi infiniti. Gioco infinito può non finire mai. Parlo più di giocosità e di attitudine al gioco, perché pensate a un corridore, una persona che gioca a pallavolo, cinestetico. Dipende in che attitudine è quando sta giocando. Cioè, pensate alla differenza di come posso fare una cosa. Magari sto facendo un gioco, ma non sto giocando. Perché se sono Patrizia Cacciatori, con la quale ho parlato un po' di tempo fa, era la capitana della squadra nazionale di pallavolo vari anni fa, lei diceva, io ho dovuto smettere di giocare a pallavolo perché ormai il piacere di giocare non c'era più. Essendo la capitana, noi dovevamo portare a casa il risultato e c'era una pressione economica altissima, quindi stava facendo un gioco, ma non stava giocando, quindi era molto difficile accedere allo stato di flusso di cui parla uno psicologo ungherese molto famoso.
non apriamo questa porticina. Andiamo avanti con le personalità. Vedete, io sono un po' randomica, questa è la mia personalità esploratrice. Concorrente, l'ho detto, cinestetico, l'ho detto, regista. Regista è colui o colei che ama organizzare i giochi, apparecchiare le cose, organizzare per gli altri. È colui che dice facciamo questo gioco, ah, il gioco si fa così, gli piace fare la regia, ok? In generale potrebbe essere anche un organizzatore di eventi, quindi gli piace che tutto sia al proprio posto perché le cose accadano e quindi magari lavora anche più dietro le quinte. Io sono anche parecchio personalità regista, cioè mi piace progettare, pensare cosa potrebbe essere meglio per quell'occasione, ok? Cominciate a pensare a cosa vi risuona di più. Collezionista colleziona esperienze, ma anche oggetti, ma anche foto, per esempio. O occasioni di vita, ma è colui o colei che amano, quelli che amano, mettere, questa l'ho fatta, poi mi piacerebbe fare anche quella, questa l'ho fatta, ok? Quindi questo è il collezionista. Di solito sono molto pochi, quando faccio i sondaggi sono 5% della popolazione, tendenzialmente. Poi abbiamo gli ultimi due che sono storyteller e artista. Storyteller gioca più con l'immaginazione, quindi è colui che ama narrare storie, raccontare, scrivere, vive molto una dimensione immaginifica. Quindi immaginiamo una persona che è molto silenziosa, che la vediamo persa nei propri pensieri, pensiamo, ah, che sarà una persona giocosa, in realtà cosa c'è là dentro? Ma anche i lettori che ama molto leggere, perdersi nelle storie, ok? E poi abbiamo la personalità artista. L'artista è colui che ama creare e creare può essere fatto in tantissimi modi diversi, ok? Quindi potrebbe essere una creazione con le mani, un falegname potrebbe essere personalità artista, ma anche per esempio dipingere, ma anche per esempio una progettazione potrebbe essere ricadere sotto personalità artista. Vi ho detto queste otto personalità, vi risuona qualcosa? Cosa vi risuona di più? Potrebbe essere una doppia personalità, quindi potrebbe esserci in pole position due. Scrivetemele in chat nei commenti. Davide dice a me 4, tranquillamente potrebbe essere, anche perché mentre lo scrivete ve lo dico, in realtà dipende molto dal periodo della nostra vita, dal contesto in cui siamo, a volte emerge più una personalità rispetto a un'altra. Vediamo, 3 e 6, regista, competitor, concorrente, esploratore, artista, tutte tranne forse una, dice Davide. Artista, concorrente collezionista, esploratore regista, artista storyteller cinestetica, burlona cinestetica artista, burlona artista, esploratore organizzatore, esploratore, vari esploratori, vari burloni. Francesca dice tutte, ve la narro da storyteller. Ecco, allora perché è così importante? Non è così importante, in realtà non serve dare un nome alle cose per vivere le cose, non serve dare, come dire, per forza una forma a un'essenza. Per poter vivere quell'essenza. Però a volte dare i nomi alle cose ci aiuta, questa è la mia parte esploratrice, a esplorare meglio la vita. Io, per esempio, ho scoperto recentemente che amo danzare, mi piace il balfolk, lo sto dicendo a tutti, andate a ballare, è bellissimo, ti cambia la vita, così, ma io non avevo mai ballato in vita mia, non avrei mai pensato, no? Questa in realtà ho capito che non è tanto la mia parte cinestetica, perché io rimango una persona pigra, c'è poco da fare. Non mi piace muovermi, non mi piace fare attività sportiva e infatti la mia schiena bloccata ne è prova. Però ho scoperto che mi piace la relazione, il contatto, l'esplorazione delle danze. Quindi io non farei tutta la vita, che ne so, la mazurka. Mi piace fare la mazurka, la scottisce, poi se c'è la danza nuova voglio imparare anche quella nuova. Quindi quella personalità di gioco si esprime in quel modo lì. E è importante, e queste sarebbero tante cose da dire, però quello con cui vi voglio lasciare e qui mi fermo è che è importante riuscire a trovare un momento, un tempo nella nostra vita, nella nostra settimana, giornata idealmente, che blocchiamo e salviamo dalle aggressioni delle emergenze, di qualsiasi cosa. Naturalmente, se sono emergenze vere, sta andando a fuoco la casa, mio figlio è in pericolo, eccetera. Però cerco di salvare quel tempo per fare qualcosa che amo, che mi manda in stato di flusso, che nutre il mio elemento. Perché questa cosa ci può davvero cambiare la vita. Quando ci sono, come dire, delle cose da fare secondo la nostra intelligenza lineare, devo fare questo perché è importante, perché poi se non faccio questo poi non posso fare quest'altro, fare la spesa, devo cucinare una cosa che ci abbia sia carboidrati che proteine, che tutto, che grasso.
Ah sì, cioè siamo sempre con questo pensiero linguistico che ci trotta in testa, e invece fermarsi potrebbe essere anche meditare, ma dedicarci a un'attività che ci nutre è tanto importante per il nostro benessere. Abbiamo visto che dalla pandemia ad oggi i livelli di benessere, ahimè, e penso che lo possiate riscontrare tutti, fatemi così se è vero, o così se non incontrate persone che stanno male. Io intorno a me c'ho solo, solo no, ma tante persone che soffrono, stanno male, nonostante viviamo nella porzione di mondo più fortunata. E quindi questo ce la racconta lunga sto leggendo un libro bellissimo di Eric Fromm che vi consiglio, che parla della patologia della normalità, e dice una persona ben adattata alla normalità in realtà potrebbe essere patologica, perché quelle regole non sappiamo se fanno così tanto bene alla psiche, il capitalismo, beh, questo è una disamina troppo profonda per affrontarla adesso, però dobbiamo sfuggire un po' alle regole dell'impellenza e della necessità. Il gioco è un atto politico, è un atto rivoluzionario che ci fa dire mo basta, mo no, mo gioco. Potrei parlare per ore, mi taccio, altre cose ve le dirò poi, ve le dirò alla fine di questo percorso per chi ci raggiungerà. Giochiamo un pochino perché ho chiacchierato troppo. Quindi, quello che vi chiedo di fare adesso è uno dei giochi che amavo di più fare in pandemia, quando c'erano soltanto le riunioni online. Si chiama Zoom Scavenger Hunt, cioè caccia al tesoro su Zoom. Io ora vi chiedo di alzarvi, per chi può alzarsi, per chi non è troppo tragicamente appiccicato al proprio divano, vi alzate e vi do 30 secondi, lo facciamo in tre step. Oggetto, mi dovete andare a trovare un oggetto, questo è semplice, perché di un determinato colore. Il colore che vi chiedo è, avete 30 secondi, tornate qui e me lo fate vedere, rosso. Andate a prendere un oggetto rosso. Qualcuno non si è manco dovuto alzare. Lucia Drago, ti piace vincere facile? Donatella, c'è il libro, vediamo. Sabrina, allora Gian Pietro c'ha una cartellina. Sabrina, quello cos'è? Un cuscino? No, puoi smutarti, puoi smutarti. Tania c'ha la sfera, la Pokéball. Una tovaglia. Una tovaglia. Davide c'ha... Cos'è quello, Davide? È incredibile, cos'è? Non lo Non è capisco. un frisbee, sono quei tondi di plastica che si mettono ad esempio nei campi, sui prati per fare i percorsi con i Ah, ragazzi o allenare le squadre. Ecco. ok, grazie. Tu ce l'hai a casa. Bellissimo. Adoro Elisa che ha fatto vedere il gatto rosso. Una rossana, un tappo. Cos'è quello, Claudia? Un fiocco di Moira? Claudia, non si capisce. Cos'è quello? Un appuntino. Un appuntino. Oddio, tu lo chiami appuntino, ma la cosa più Il bella del mondo. temperino. Il temperino lo chiami appuntino, è bellissimo, bellissimo. Un Allora, appuntino. vediamo, Svea ha delle carte, bellissime carte, Lucia Drago ha un barattolone gigante, rosso, Salvatore una pallina, Vittoria non si vede, Vittoria che hai preso tu? Una penna, e Maria Costanza un filo, un cavo USB. Molto bene. Allora, adesso vi chiedo, più difficile, scusa, c'è Silvia con Rossetto, Silvia con Rossetto, c'è il rosso anche nel nome, e Flo c'ha un pesetto, brava Flo. È un centro tavola in realtà, non è che lo uso. Maestro. Vai. Allora, adesso però si fa più difficile, perché sennò che gusto c'è? Voglio un oggetto di un determinato colore e di una determinata forma, e vi sto per chiedere un quadrilatero, sono molto buona, quadrilatero arancione, cioè deve avere quattro lati, quadrato, rettangolo, rombo, basta che sia un quadrilatero, ok? No, Gian Pietro, vabbè, ho capito però, un post-it, vabbè, ce l'avevi lì, hai vinto. Allora, Redmi 8 ha un quaderno, sembra Maria Costanza. Vabbè, ci avete tutte cose arancioni a casa. Bravi. Buone. Lucia c'ha il secchietto della lavanderia, non lo so, sì, sembra... No, delle cose lavate.
Oh, carino, iPad 2, un quadro con delle donne africane. Qui abbiamo un libro, sì, un taccuino. Sabrina, quello immagino sia un foglio, non lo so, non si vede perché è un po'. No, ah no, è il Tupperware, è il tappo del Tupperware. Yes. Nice. Poi Moira, Moira, cos'è quella cosa che c'aveva? Non si... Un posacenere, no. Uno svuota tasche. Uno svuotatasche, ci Per piace. Topolini perché è piccolo. Va benissimo, ok. E adesso la prova finale, ragazzi, siete pronti? Perché vi darò forma, colore e pattern. Grazie, Sue, anche tu hai portato una cosa molto bella. Allora, mo vi sto per chiedere, e qua c'è il vincitore. Il vincitore sarà deciso all'unanimità, cioè, no, all'unanimità sarà difficile, però da tutti voi, perché... Vi sto per chiedere un oggetto difficilissimo e vediamo chi ci arriva più vicino. Viola, triangolare e ruvido. Vediamo chi riesce a fare qualcosa. Ce la potete fare. Oh, Sueda è andata bene. Cos'è quella cosa? Ah, la pinza, vediamo. Allora, Salvatore ha, questa è un'ametista, immagino. Cioè, c'avevi l'ametista triangolare, io non ci posso credere. Moira c'ha un altro svuotatasche, questo però è diverso, è triangolare. Tu sei piena di svuotatasche, insomma. Monete di mia figlia. Figlia di tutti i colori. Allora, Alessia c'ha un sacchetto viola, né tanto ruvido, mi sembra un po' vellutino. È ruvido? Vabbè, ma il velluto è morbido, dai, non è ruvido. Allora, Davide, cos'è quello? È un pezzo, uno dei 7 pezzi del tangram in legno. No, allora, bravissimo, ma secondo me qua non siamo tanto sul ruvido. Sabrina, tu c'hai questo sfondo sfocato che ti sta impedendo di giocare con noi, eh? E allora, mettitelo davanti alla faccia, mettitelo, te lo devi mettere. Oh, brava. Una borsettina bella col pompon. E allora Tania invece ci ha portato. Grande. Tania gioca di pensiero laterale, perché lì non hai in mano un triangolo, ma in quello che hai in mano c'è un triangolo viola. Sbam! Pigliatevelo. Ma anche il mio, c'era un astuccio, era il lato di un astuccio, era praticamente. Ah, vedi, tu hai usato il lato, giustamente. Ok, allora mo, diciamo chi è che è stato più bravo a fare viola, triangolo, ruvido. Secondo voi? Parlate se volete, eh. Io ce l'ho un pensiero. Ce l'ho un possibile vincitore, vincitrice. Ce ne avrei due. Che si è avvicinato di più. L'ametista. Dice Tania, qualcuno dice ametista. Tania è ametista qua. Ah, secondo me qua se la battono. Tania, Suea e l'ametista, cioè Salvatore. Vai, scrivete Salvatore, Suea o Tania, chi volete che vinca perché poi facciamo una celebration. Oh, Franci, me te sei scappata adesso con sto triangolo. Salvatore, Salvatore, tutti ametista. E allora, per il piacere dei concorrenti, oh, Salvatore ha vinto la gara di Zoom Scavengerante. Allora, Salvatore, volevamo chiederti, questa domanda che faccio sempre, da quanto tempo ti preparavi per questa gara? Devo dire che mi sono preparato tutta la giornata psicologicamente. Vuoi lasciare qualche parola di incoraggiamento per le persone che affronteranno questa gara la prossima volta? bisogna, che ne so, bisogna praticare tanto gioco con la fantasia. Grazie Mille Salvatore, io vi ringrazio per a voi, aver giocato. bellissimo. Brava Francesca, ci piace proprio questo applauso napoletano. Grazie di cuore per aver giocato con me. Abbiamo fatto una cosa.
pausina piccola, mi piacerebbe giocare ancora a lungo e dirvi tante altre cose. E direi che chiudo con questo studio sulla felicità che cito sempre, che è il Grant and Glack Study. Uno studio che quando l'ho letto ho detto: ah, ma eccola la risposta. Grant and Glack Study è lo studio sulla felicità più lungo che sia mai stato condotto, dura da 75 anni, e c'è un TED Talk bellissimo che vi consiglio di andare a vedere, di Robert Waldinger, scritto Waldinger, non so come si pronunci, che si chiama What Makes a Good Life? Cioè, cosa rende una vita buona, no? Cosa rende una vita good? E racconta, lui è proprio appunto il direttore, diciamo, di questo studio, che lo coordina, hanno intervistato migliaia di persone per 3 generazioni. Pensate, soltanto in questo terzo round, in questa terza generazione, hanno cominciato a intervistare anche le donne, ci hanno messo 3 generazioni, prima intervistavano solo gli uomini, intervistavano tutte le persone di qualsiasi ceto sociale, da persone che vivevano negli slums addirittura ci sono state 2 persone dentro, uno è diventato senatore, uno è diventato presidente degli Stati Uniti, tutto americano. Per cercare di capire qual era il segreto di una vita felice. Quindi facevano delle interviste lunghissime ogni anno alle persone per tutte le loro vite. Cioè, tutta la vita loro rispondevano a queste domande e cercavano di capire: ma cosa rende una vita buona? Cioè, perché sei felice? Cosa ti rende felice? In autopercezione, naturalmente. E secondo me, qual è il fattore numero uno per una vita felice? Cioè, cosa è emerso da questo studio? Chi lo sa non bari, proviamo a far rispondere chi non l'ha mai sentito questo Brands and Glack Study. Il gioco risata? No. Oh, non il gioco. Ridere, stare bene con se stessi? No. Ha vinto Paola e Moira, le relazioni. Punto numero uno è proprio avere una rete di relazioni di qualità, cioè indipendentemente dallo status socio-economico, le persone che si percepivano come felici, che stavano bene, avevano una rete sociale di qualità, non tante relazioni, buone relazioni. E il gioco è il modo più semplice e veloce per avere delle relazioni di qualità, per trovare un gruppo di appartenenza con cui praticare la propria personalità di gioco e esplorare quelle degli altri. Al secondo posto c'è come impegniamo il nostro tempo, quindi cosa fate nella vostra vita? La maggior parte delle ore, come la impieghi? Ecco, se fai una cosa che ti piace è più facile che tu sia felice, altrimenti no. L'acqua calda, direte voi, però è emersa questa cosa. Al terzo posto c'è, il terzo fattore, è la spiritualità intesa come credere in qualcosa di più grande, quindi le persone che credevano in qualcosa erano sensibilmente più felici degli altri. Io vi ringrazio, vi taccio, e grazie per aver giocato insieme, per avermi ascoltato, sono una chiacchierona, continuerò a parlare un sacco, mi sto zitta. Meraviglia, Luci. Va Qui il meteo interno in checkout o è dopo? È ora. Lo Lo facciamo ora? facciamo ora? Non mi ricordo. Andiamo subito. Era dopo. Era dopo, quindi lo facciamo dopo. Allora passo la parola a Florinda. Allora, vi avevamo anticipato che questa serata era in realtà per riproporre, a parte ascoltare Lucia, che staremo veramente ore e ore ad ascoltarli a giocare con lei, riproporre il corso meraviglioso che abbiamo fatto nel 2021, il famoso corso di cui ci parlava Claudia in apertura. E ve lo mostriamo adesso, se riesco a condividere lo schermo, perché oggi non è detto. Ecco qua. Allora, il corso è costituito da 3 moduli con delle video lezioni registrate e anche i replay che all'epoca si erano tenuti con Lucia. La novità è che ci sarà un altro webinar interattivo con Lucia che abbiamo deciso di aggiungere e che si terrà il 18 aprile, quindi fra circa un mesetto esatto. Ci sono poi tutti i materiali di approfondimento all'interno, c'è la possibilità di fare delle domande sia nella piattaforma del corso, c'è un gruppo Facebook dedicato dove ci sono più di 400 iscritti, potete entrarci anche voi se vi va. E giusto per dare un'occhiata ai contenuti del corso, Luci, i 3 moduli che abbiamo. Allora, c'è un primo modulo dedicato alla scienza del gioco, quindi si parlerà, mi pare, di biologia. Sì. Se non erro, la biologia del gioco,
Sono anche qua. Ah, c'è anche lo studio che tu dicevi della deprivazione dal gioco. Poi c'è il secondo modulo che parla delle personalità di gioco, quelle che ci hai anticipato tu stasera. E poi c'è un terzo modulo che si chiama proprio Portare il gioco nel mondo, dalla teoria alla pratica. Ci sono una serie di suggerimenti che Lucia dà per portare più gioco in famiglia, nelle relazioni, a scuola e nelle aziende. E si conclude il corso con l'invito a far parte, ad aderire al manifesto del gioco. Non so, Luci, se vuoi dire due parole sul manifesto del Sì, gioco, grazie pure. mille. Questa è una cosa che potete fare fin da ora, sarebbe bellissimo per noi. Siamo a 400 firmatari, il manifesto è nato nel 2019, è così che poi è nato il Movimento dei Custodi del Gioco e chiunque di questi sono 9 articoli su cui abbiamo sudato tanto per scriverli perché volevamo trovare la forma giusta. Li potete giocare perché c'è una storia che potete fare anche con i vostri bambini se ne avete. Sono due personaggi che sono Otto e Virgioco. Otto è un tipo un po' squadrato che piano piano, grazie a Virgioco, che è questo Virgilio del gioco, nella giocosa commedia, lo accompagna in un viaggio tra gli articoli che smussa un po' i suoi angoli. Si arriva al decimo articolo, e il decimo articolo lo scrivete voi. Quindi poi trovate nei sostenitori tutti i decimi articoli di tutte le persone che hanno firmato il manifesto e vi invito a farlo. Bellissimo. Ok, il regalo per voi che state partecipando questa sera, che siete qua con noi, ma in realtà per anche tutti gli altri che si sono iscritti, è che trovate il corso in super offerta a soli 47 euro. Questo però, ragazzi, fino alla mezzanotte di stasera. Ok? Da domani il prezzo salirà un pochino e poi dalla settimana successiva salirà ancora. Quindi se il gioco vi interessa, se volete capire come portarlo di più nella vostra vita, se volete stare ancora con noi, rivedere Lucia fra un mese, insomma, se avete intenzione di iscrivervi, ovviamente il suggerimento è fatelo subito, entro la mezzanotte è valido questo prezzo qua di 47 euro. Unico requisito che mi viene da dire è che il corso è riservato ai soci dell'Associazione Culturale Campus Bene Comune, che gestisce il progetto del Campus del Cambiamento. Quindi nella pagina troverete anche il form per iscrivervi all'associazione se non siete già soci. Costo zero, vi dà soltanto la possibilità di fruire del corso. Vi metto adesso il link in chat, così se vi va potete accedere subito. E mentre facciamo questo, intanto se volete, avete delle domande, qualsiasi domanda potete farla, ne è già comparsa una e Claudia ha già risposto, grazie. Quindi verrà rilasciato un Sì. attestato. Sì, al completamento del 100% del corso in automatico si genera l'attestato di partecipazione. Questo è un percorso che, insomma, progettare questo videocorso online è stato molto bello perché dentro ci ho messo tutte le cose che secondo me erano essenziali. Stasera abbiamo toccato veramente velocemente alcuni temi e sicuramente questo corso non può esaurire il tema del gioco perché di cose da dire ce ne sono tantissime. Però volevo che fosse un compendio grazie al quale chi vuole occuparsi di gioco, chi già lo fa, chi vuole portarne di più nel mondo, abbia qualche strumento anche teorico per poterne parlare con un po' di cognizione di causa, perché è importante. Diffondere la cultura del gioco è fondamentale. 5 anni fa pensavo che dopo 5 anni, cioè oggi, la situazione sarebbe stata un po' migliore, invece c'è ancora tanta strada da fare, quindi sono un po' meno positiva, tra virgolette, nel senso sento che c'è tanto, tanto ancora da parlarne, tanto da raccontare in maniera scientifica. Perché le persone pensano che il gioco sia, lo associano soltanto, ti chiedo di togliere la condivisione così li rivedo bene grandi. Sì, Grazie, no, scusami. ci mancherebbe. Alla burloneria, cioè quando parliamo di gioco in età adulta, si pensa al Peter Pan, al burlone. In realtà gioco è tanto altro e molto di più. E ne abbiamo parlato poco fa, quindi mi auguro che se c'è una piccola cosa, se non ci rivedremo più, se non prendete il corso non fa niente. L'importante è che veramente nella vostra vita, per me, se state qua stasera, un semino ce l'avete già dentro. Vi prendete cura di questo semino anche in maniera consistente, consistent, cioè come si dice in italiano? Non mi viene il termine in italiano. Ci Vabbè, sta tutti i consistente, giorni. Sì, no, è consistent in inglese, vuol dire aiutatemi, dai, qualcuno che sa bene l'inglese ci starà. Vabbè, non ci sta.
Buonasera. prendetevi Coerente. di più, eh? Ti dicono coerente, Lucia. Coerente? No. Continuativo. Continuativo, grazie, grazie. Ecco, non mi veniva continuativo. Vi ringrazio da costante, sento Grazie. fin qui. Grazie. Ok. Allora, Lucia, scusami Grazie, un Lucia. attimo. Poi volevamo anche dire, a parte ringraziare, oltre che Lucia, Flo e poi anche Fausto per tutto il supporto tecnico. Poi stasera del campus abbiamo anche Donatella, grazie per tutta questa organizzazione e tutti gli altri della ciurma del campus che sono dietro le quinte. E al di là che partecipiate al corso oppure no, noi vorremmo veramente approfondire questo argomento e quindi alcuni di voi hanno già le conoscenze che sono nel corso e magari non hanno la necessità di farlo, altri invece sì, però ci farebbe piacere mettere a disposizione la nostra piattaforma, la nostra voglia di fare, la nostra motivazione per creare delle occasioni per far star bene le persone, per cui se vi fa piacere dirci subito qualcosa, ce lo scrivete strada facendo domani, stasera o nei prossimi giorni. Noi aspettiamo con gioia i vostri suggerimenti per poter veramente trasmettere l'importanza di questa attività nella vita delle persone nei vari ambiti in cui si realizza. Questo è importante. Grazie Claudia. Volevo un attimo rispondere a Sabrina che chiedeva in che senso la durata di un anno, i contenuti rimangono nostri? Allora, voi avete accesso se vi iscrivete alla piattaforma dove c'è il corso per un intero anno. Quindi nell'arco di un anno potete vedere e rivedere le video lezioni, i webinar, quante volte volete. L'accesso al gruppo Facebook invece resta aperto per sempre. Poi qualcuno chiedeva se si potrà rivedere la diretta. Sì, tutti voi che siete registrati, domani riceverete via mail la registrazione della diretta, quindi se ve la siete persa o vi siete persa una parte o volete recuperarla potrete farlo a partire da domani. Il corso sarà fruibile fino a un anno dalla data di acquisto, quindi se lo compri stasera fino al 20 marzo 2025 potrai accedere in piattaforma. Samsung chiede per iscriversi al campus. Scusa, Ok, Samsung. trovi il form sempre all'interno della pagina, te lo rimetto qua di nuovo. E poi, Costo zero, a costo zero. grazie. Grazie, Fausto. Poi se avete delle domande, io interagirò con voi comunque all'interno della piattaforma, quindi se ci sono delle cose che volete chiedere, io ci sono lì, quindi spippoliamo insieme. Assolutamente sì. E l'ultima cosa, per qualsiasi necessità scriveteci anche via mail assistenza@campusdelcambiamento.it, se può servire. E io direi che adesso vi richiedo il vostro medio interno. Non deve essere per forza più bello di prima, non dovete compiacere me, non dovete essere per forza più soleggiati, anzi, siate quello che siate, però mi piacerebbe sapere ora qual è il vostro medio interno, quindi se vi va di scriverlo, sono felice di saperlo, se ce la fate a scriverlo, e altrimenti potete anche dirlo, se in questo momento non riuscite a scrivere. Notte stellata, arcobaleno, è più sereno, marmelloso, sereno, brezza leggera, velato, notte limpida e stellata, arcobaleno, sereno, cielo limpido, nubi con sole come prima ma in cima una montagna, amorevole, brezzolina fresca di vento, nebbia con dietro il sole, sole e brezzolina, sole, stelline, tramonto, sole con fuochi d'artificio e amici a ballare, vento rinfrescante. Ora, l'avete visto? È cambiato un pochino questo meteo. Pensate se ci vediamo dal vivo e se giocate veramente di più tutti i giorni. È impegnativo, perché non siamo abituati a farlo. Dobbiamo ritagliarci un tempo per farlo e spero che lo farete. Mi auguro davvero che vi troverete questo tempo. Grazie per essere stati insieme stasera. Piacerebbe toccarvi, ma non si può, quindi tocco così. Tocchiamoci tutti così. Io Magari lo faremo presto mi davvero. metto a piangere. Questa cosa.
Brava, come Lucia, ma Grazie, Lucia. siamoci da soli. Grazie per la luce che hai portato stasera, nonostante tu non stessi al 100%. Grazie davvero tanto tanto. Grazie, E grazie grazie a tutti infinite. voi che ci siete stati. Grazie. Ci vediamo presto Saluta su anche Noa. Facebook per chi ci sarà. Ciao Noa! Grazie. Grazie, buona serata. Grazie a tutte. Grazie a tutti, buona serata. Buonanotte. Buonanotte Buonanotte. ragazzi, spero di Grazie. vedervi. Di vedervi di là, di là. Grazie, Dai, ci vediamo presto. custodi! Grazie, Grazie. custodi del gioco! Siete grandi. Grazie di cuore. Grazie Salvatore.